Non sentendoci musicisti, quando registriamo un disco è come se non facessimo davvero una cosa. Eravamo in pausa. Ti va se dopo la partita facciamo l'amore? E innanzitutto abbiamo finito i soldi. Per come siamo fatti noi, più una cosa cresce, più riusciamo a coinvolgere altre persone, in modo che le fette diventano costantemente più piccole e noi continuiamo a non guadagnare e farlo per l'arte. Questo è più o meno il nostro credo. Per le occasioni speciali, matrimoni e funerali. È un po' un calderone, è un pezzo tipico del nostro stile, anche un po' in contrapposizione in realtà con il primo singolo che era uscito, che era molto pop. Come sempre cerchiamo un po' di scherzare anche con noi stessi, di prenderci un po' in giro, e questo è quello che fa quel pezzo lì. Mandiamo tutta la nostra poesia a puttane. A Marsimale è stato l'ultimo pezzo che abbiamo registrato nel disco, ed è stato il primo singolo ad uscire, perché appena abbiamo finito di farlo ho detto: "Raga, questa è una bomba", tutti quanti contenti, tutti carichi. L'altro è stato un pezzo che ha avuto una gestazione molto lunga, è un pezzo che fa dibattito, buttato nella mischia per fare casino fondamentalmente, e in effetti l'ha fatto. Abbiamo finito la felicità. C'è tutto quello che siamo stati e anche un sacco di cose che vorremmo provare a essere, perché essendo un collettivo abbiamo la possibilità e la volontà di spaziare da una parte e dall'altra, di fare cantare tutti, anche chi non è capace come me, dove però c'è un'idea appunto di scrittura e noi da quella cosa lì cerchiamo di renderlo come meglio crediamo possa poi viaggiare nel mondo libero da solo. Forse andiamo di corso, una pizza gourmet. Siamo ancora legati ad una narrazione generalista che poco ha a che fare con la realtà. Per cui sì, noi quando abbiamo fatto il palazzetto a Bologna, in realtà c'erano 1000-2000 persone, era pienissimo, ma comunque teneva 2000 persone in meno dell'ultimo concerto a Milano. Ma per tutti è stato percepito come il concerto più grande che potesse fare una band indipendente in questa fase storica, perché c'era scritto sopra Palasport. E quindi mi sa che dobbiamo andare in tutti quei posti dove c'è scritto sopra Forum. No, in tutti quei luoghi andare, riempire, celebrare che la gente, il pubblico esiste. Poi quando tutti si saranno arresi di fronte al fatto che questo pubblico esiste, potremo tornare a fare quello che vogliamo, che magari è davvero un altro forum, o magari no. Credo che ci sia stato un movimento un po' da sinistra verso destra, nel senso ti dimostro che so fare la perfetta canzone radiofonica e che avendo un pubblico ho senso di esistere anche di là. Io credo che il passo successivo sia ricominciare un po' a fregarsene delle formule di quegli altri, che non è detto che sia esattamente il nostro disco, però credo che i prossimi dischi che sposteranno qualcosa saranno quelli che non cercheranno più di assomigliare il più possibile al pop. Prova a spiegarmi. Ci sono alcune cose nella musica che sono estremamente catchy, ma non sono pop. Quasi tutti i pezzi più forti dei Blur, per dire, erano più catchy che pop. E credo che si tornerà a fare quella musica là, a breve. Che uno spazio ancora più a destra nel pop non sia più interessante. Noi siamo in un interregno particolare, per cui non siamo i famosi veri. Ma siamo delle straordinarie celebrità per alcuni, che è un interregno molto, molto, molto difficile da raccontare. Questo cosa produce? Produce il fatto che comunque cominci ad avere delle aspettative nel fare una cosa che in realtà era un tuo gioco tra amici, cosa che ad altri che fanno altri percorsi magari non capita, perché altri magari cominciano cercando di arrivare al successo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cominciato per giocare tra di noi e qualcosa ci è capitato. E l'altra cosa è che per te è assolutamente imperdonabile il fatto che qualcuno si metta a creare pettegolezzo sul tuo privato, perché dici: io non sono uno di quelli che va da Barbara D'Urso, quindi perché devo guardare internet e scoprire che dicono delle cazzate su quello che faccio o non faccio, no? Tutti gli haters che vuoi, noi te li prestiamo, li noleggiamo anche ad altre band, perché alcuni non ne hanno. Ci vogliamo anche noi gli haters, non c'è problema. Sì, ci stiamo già pensando. Potremmo non smettere di pensarci fino al giorno prima, però. Allora, di solito i tour li studiamo così: andiamo a pranzo una volta e ci diciamo una serie di cazzate, poi andiamo a cena una settimana dopo. E cambiamo le cazzate che abbiamo detto, andiamo al parchetto, beviamo una birretta, continuiamo a parlare.
Squilla un telefono. Squilla un telefono a un certo punto. E uno che ci dice che non va bene. E quindi ci diamo un altro appuntamento. Parliamo, ci raccontiamo un sacco di cose che non saremmo in grado di fare, tipo vestirci con delle tutine nere, mettere delle tastiere verticali e suonare con i piedi andando in verticale sulle tastiere, che solo Carota è capace di farlo, e tutta una serie di cose che non hanno a che fare col suonare. Poi due settimane prima ci viene in mente che non sappiamo suonare i pezzi, perché li abbiamo registrati molti mesi prima, e già allora comunque c'è stato un ampio lavoro di editing per riuscire a farli andare a tempo con tutto quanto, e insomma. E quindi facciamo due settimane di prova noiosissime, in cui io odio tutti, e poi il giorno prima, quando sappiamo suonare i pezzi, pensiamo di nuovo solo alle cazzate. Una vita al contrario e di sogni a metà. Ciao. Scusate, però io avrei bisogno di uno sgabello girevole per fare i miei saluti, perché sono sempre... Scusa, ti passo... Ciao, ciao, saluta con la manina, fai anche così? Tu fai così o così di solito? Oddio, non ci riesco. Ciao fanpage, hai dei bellissimi microfoni col logo. E amici, ciao amici. Abbiamo finito.